Il lingo feeling è una tecnica che è nata negli anni 80 e fu descritta per la prima volta da Fournier, grande maestro che ebbe questa idea di poter trasferire il grasso, impiantarlo in altre zone del corpo dove averlo purificato e trattato. Io ho avuto la fortuna di stare a contatto con questo grande maestro perché ho conseguito il diploma della Société Française de Chirurgie Esthétique, dove lui era un docente, e per cui io agli albori di questa tecnica ho potuto apprezzare e capire tutti i segreti del grande maestro, anche perché la tecnica ha avuto negli anni piccoli dettagli di cambiamento, ma nel fondo è rimasta la stessa. Quindi questo per dire che la nostra esperienza è veramente tra le più lunghe in Italia, ma la cosa importante è che attraverso tutti questi anni la tecnica è rimasta quasi immodificata con piccoli dettagli di cambiamento, perché realmente è la tecnica meno invasiva, è la tecnica più produttiva e più vantaggiosa sotto tutti gli aspetti, microinvasiva perché fatta con prelievo alla siringa, iniettata con siringhine talora molto piccole da insulina, e dopo aver purificato il grasso con la metodica di Fournier, che non traumatizza minimamente le cellule. Ma quel che volevo dire è che nelle nostre mani ha portato veramente dei vantaggi inaspettati. Ci siamo accorti, cosa che è assolutamente attualmente riconosciuto, che questo grasso porta una marea di cellule importantissime per i tessuti, che sono le cellule staminali. Per cui non è più il riempimento di una depressione, di una mancanza di volume, e il più delle volte non lo facciamo nemmeno per questo, ma lo facciamo proprio per risolvere aderenze cicatriziali, cicatrici, bonificare il tessuto di radiodermiti, e poi nella ricostruzione mammaria lo usiamo quasi sempre perché per i tessuti magari irradiati, magari strapazzati dopo una mastectomia o una quadrantectomia. E queste cellule, sia quelle adipose che vi danno un po' di volume, correggono le irregolarità, sia le cellule staminali che vi danno fisiologia, vi danno naturalità ai tessuti stessi. E quasi sempre quando ricostruiamo una mammella, alcune sedute di lipo filling le facciamo, per non parlare poi dell'applicazione nell'estetica, nelle depressioni, nelle piccole rughe, nel miglioramento, se vogliamo ottenere un miglioramento della qualità dei tessuti, e veramente abbiamo scoperto via via attraverso i decenni sempre più un mondo che era inaspettato e che riusciamo a scoprire con questi diciamo piccoli interventi, piccole manovre veramente di un'invasività minimale che molte volte si possono fare anche in ambulatorio.